Rimborsopoli ai giornalisti, Chiodi, vi spiego tutte le spese, ma i fatti privati restano privati. Elezioni, il governatore per il centrodestra, resto io il candidato, ne ho parlato con Berlusconi, con la conferenza stampa del governatore della regione Abruzzo Gianni Chiodi. Ho chiarito tutto, adesso voglio che mi sia restituita la dignità. Il governatore Gianni Chiodi questa mattina in un'affollatissima conferenza stampa ha avuto modo di spiegare tutte le spese che gli vengono contestate. Il servizio. In questi 10 giorni non ho parlato solo per rispetto della magistratura. Adesso che sono stato ascoltato voglio spiegare a tutti gli abruzzesi le mie ragioni. Un fiume in piena il governatore Gianni Chiodi coinvolto nella vicenda dei rimborsi alla regione Abruzzo. Non c'è accusa più infamante per me, ha detto Chiodi, di essere una persona che fa la cresta sulle spese. Adesso ridatemi la dignità, ha aggiunto, mostrando anche alla stampa la documentazione sui 29.000 euro di spese che gli vengono contestati dalla magistratura. Io non ho abusato di nessun euro da parte di quello degli abruzzesi, ho dimostrato anzi di essere io quello che in qualche modo ha sopportato dei costi anche non avendo dei rimborsi di missione. Ho detto che abbiamo 197 missioni, ho fatto, ne ho chiesto il rimborso per i pasti solamente per 69 volte, quindi un terzo. Ho dimostrato che il cellulare lo pago da solo, ho dimostrato che le vicende che sono state attribuite, che mi sono state attribuite, che sono state ipotizzate, per le quali devo dire che la magistratura ha avuto una grande, direi, dopo attenzione nel momento in cui le ho illustrate, sono state assolutamente, direi, destituite di qualsiasi fondamento, nel senso che non c'è stata la mia volontà di porre artifici o raggiri per farmi rimborsare delle centinaia di euro. E anche per quanto riguarda tutte le visite istituzionali fatte in tutte le parti d'Italia, è stato dimostrato in maniera inoppugnabile che che sono state visite istituzionali assolutamente legittime e corrette. Quindi io devo dire che questa è la cosa che mi preme di più dire agli abruzzesi, che il loro presidente non ha abusato di una lira di quelli che sono i fondi degli abruzzesi. Lei ha detto di avere la coscienza pulita. Guardi, se lei va a vedere gli altri presidenti di regione e va a vedere chi è che su 197 missioni, e aveva diritto quindi ad almeno 197 pasti, io poi ne ho fatte 300 di missioni ma non rendicontate, chiede il rimborso di un pasto almeno al giorno, no? Quindi almeno 197, io ne ho chiesti 69 il rimborso. Se lei chiede ad un presidente di missione che ha 50.000 euro di spese di rappresentanza per legge e che ne restituisce poi 47,5, oppure nel 2012 su 50.000 euro ne restituite 45, se lei considera tutte queste cose lei capirà bene che io penso di avere assolutamente la coscienza a posto, lo posso dire a testa alta, nei confronti degli abruzzesi. Oltre alle missioni romane, a Chiodi vengono contestate tra le altre quelle di Milano, Arezzo, Taormina, Parigi e Nizza. Chiodi ha quindi spiegato che le contestazioni derivano dal fatto che le missioni vengono indicate con una generica dicitura di incontro istituzionale, una pratica consolidata da 20-30 anni, ha detto Chiodi. In merito alla vicenda della consigliera di parità, Chiodi si è detto contento dell'iniziativa della Procura. Da parte mia ha detto nessuna influenza che potesse determinare un favoritismo. Questo lo accerterà la Procura. Beh, ho spiegato tutto, lì ci sarà, sono contento, sono molto felice che ci sarà un'indagine della magistratura, perché si vedrà che io non ho fatto nessun intervento, per il semplice fatto che appunto proprio per quello non avrei mai fatto un'attività di favoritismo, di favoreggiamento nei confronti di una persona alla quale magari in quel momento avevo una relazione. Io ho sempre tenuto separate le questioni sentimentali e istituzionali, ha aggiunto Chiodi, quelli che sono i miei rapporti personali non hanno trovato un minimo di favoritismo o di interesse personale. L'imbarazzo, ha detto rispondendo ai giornalisti, l'ho provato per le cose che sono state scritte. È possibile che vi siano relazioni sentimentali che non ti portano a sconfinare nella scorrettezza. Sua candidatura non è messa in dubbio, tra l'altro ha detto che ha parlato anche personalmente con Silvio Berlusconi. Ma la mia candidatura, io non ho nessun dubbio su questo fatto. Io ritengo di aver fatto molto bene per l'Abruzzo, aver portato una regione che era una regione definita canaglia, adesso è una regione invece rispettata prima di questa vicenda, una regione che aveva un debito enorme, oggi invece è l'unica regione italiana che ha ridotto il suo debito del 25%, e questo va bene ai cittadini che pagheranno meno tasse in futuro e avranno anche più servizi e si libereranno risorse, una regione che ha portato in equilibrio i conti della sanità, una regione che ha speso i fondi europei
europei, tant'è vero che forse per la prima volta non ci sono problemi per l'Abruzzo per quanto riguarda la perdita dei fondi europei. Ha avuto i fondi FAS, siamo l'unica regione italiana che li ha avuti per intero, una o due regioni italiane che li hanno avuti per intero, li stiamo spendendo e dobbiamo portare avanti dei processi straordinari. Dal 2015 questa regione sarà un'altra regione da un punto di vista finanziario, perché libererà risorse ingentissime, circa 60 milioni di euro l'anno, che fino al 2015 siamo stati costretti a pagare dalle tasse dei cittadini per pagare le cartolarizzazioni che furono fatte nel 2005. Avremo finito nel 2015 e questa regione disporrà ogni anno, senza mettere le mani nelle tasche dei cittadini e senza fare debiti da lasciare ai nostri figli, 60 milioni di euro in più l'anno per finanziare le politiche di sviluppo e di welfare. Ed è una situazione che sarà il premio del risanamento. Tutto ciò non può essere messo in discussione. 15 miliardi di euro gestiti personalmente come commissario della sanità, come commissario di costruzione. Qui non si parla di corruzione, non si parla di imbrogliare appalti, qui non si parla di situazioni che possono in qualche maniera essere lesive di quelle che sono le norme che fondamentali di un amministratore pubblico. E quindi io spero che tutto ciò possa essere chiarito, finito, ho passato quello che ho passato, ma sono pronto a fare la campagna elettorale, a guidare tutta la mia squadra a una nuova elezione.